sopra in cella fino alla sentenza e presunzione di innocenza. La mia taglietta mi sta stretta, soffoca la mia voce, si fa il segno della croce, mia maletta, impugna la penna. Infatti è il nostro interesse comune di tutti quanti unirci e cercare di contrapporci a queste istituzioni, a questo governo, a questo tipo di organizzazione dei rapporti sociali che non ci porta altro se non sfruttamento e miseria. Quindi seguiamo, continuiamo a seguire l'esempio che ci hanno dato i compagni che in questo momento sono in prigione, continuiamo a sostenere la necessità immediata della loro liberazione e fin da adesso diciamo che qualsiasi sentenza arriverà dal Tribunale di Torino sarà per noi carta straccia, perché l'unica giustizia che il Movimento Notav può accettare è la giustizia popolare che il Movimento Notav di fatto è stato, è e rappresenta per la Valsusa e per tutto il Paese. Agosto 2013 siamo stati indagati per terrorismo io assieme altre 12 persone della Valle di Torino per i fatti avvenuti il 10 luglio 2013 durante una passeggiata al quartiere. Dopodiché naturalmente l'agente per terrorismo fa sì che naturalmente non ha mai portato ripercussioni non avendo essi nulla in mano, porta a tutta una serie di possibilità da parte della magistratura, quali intercettazioni, quali fermi, quali perquisizioni, senza alcun permesso del giudice. E questo naturalmente fatto all'epoca in un'ottica di alzare il tiro ai tempi della magistratura, di alzare il tiro per quanto riguarda la repressione, che poi è sfociato in quella che è stata poi l'accusa e l'arresto per terrorismo di Chiara, Claudio, Matteo, Nicolo prima e degli altri compagni successivamente, qualche mese dopo. L'augurio che mi sento di fare ai ragazzi, naturalmente ai compagni e alle compagne che sono in carcere, che tutto vada bene per il meglio e che sono il più presto possibile liberi con noi, perché sono, è stato detto ripetuto mille volte, ma va bene ribadirlo, che sono accuse assolutamente infondate, assurde, e vi posso assicurare che l'accoglienza per loro sarà calorosissima tanto quanto, se non anzi molto di più, tutto quello stato per noi, che tutti qui li aspettano e quindi non vediamo l'ora che sono qui con noi apposta per ritornare insieme in valle e nelle lotte ovunque si sia.